la storia di una donna che ha cambiato l'umanità grazie al suo sì. Ho pensato di usare la formula del musical perché naturalmente attraverso la musica, il gesto, la parola, che è fondamentale nel musical, avrei potuto innanzitutto usare delle licenze poetiche e poi avrei potuto alleggerire il racconto oltre ad avere la possibilità di arrivare a tutti attraverso un messaggio orizzontale. Veramente, a quanto si dice in giro, una festa ci sarà, ma a casa tua. Che cosa intendi dire, femmina linguacciuta? Parla! Niente, si diceva per dire. Eh no, adesso parla. Ma io non so niente, chiedi a loro. Maria. Alina è l'unico personaggio non propriamente biblico, infatti è una figura inventata, però è una figura, come dirti, della popolana verace, quella che dà voce un pochino alla saggezza popolare. È un personaggio comico, sono coprotagonista caratterista, per cui in questo personaggio, ecco, caratterizzo questo personaggio in maniera un pochino comica. Adesso capisco tutto! Faceva bene Gioacchino a strapparsi i capelli, ah! Capisci cosa? Ah, io non mi sbaglio mai! Ma allora lo sai anche tu! Dalla prima rappresentazione sono sempre qui nel ruolo di Alina, abbiamo fatto la prima rappresentazione, l'anteprima alla Sala Nervi, quindi è stato un eventone proprio, un evento bellissimo e anche molto, molto suggestivo. La prima volta che un musical entrava dentro il Vaticano, dentro la Sala Nervi, quindi è stata un'esperienza unica, direi. Barabba quindi è il cattivo, il fabbro, l'uomo che piega il ferro, in contrapposizione a Giuseppe, che è invece un falegname, un uomo buono, un uomo giusto. Barabba è il cattivo. Barabba ha tante donne, però alla fine del musical Barabba si redime, o comunque il suo modo di redimersi è di innamorarsi di Maria, di una sola. E quindi c'è il pentimento e alla fine chiede perdono. Quindi è un po' come il perdono che noi tutti dovremmo chiedere. Perdonami, che cosa ho fatto? Mani sporche di reato. Gesù, al posto mio a morte, ha deciso la mia sorte. Aiutami, ti prego, io luce più non vedo. Anna è la mamma di Maria e nel musical, quando il musical si avvia, Maria è piccina, quindi Anna è padrona di casa, Anna accoglie il pubblico così come accoglie tutte le donne del paese nella sua casa per preparare il pane. Anna è una donna molto dolce, poco incline al pettegolezzo, ma anche molto, come ho già detto, accogliente, quindi molto generosa, molto amica di tutte le donne del paese. Maria, Elisabetta, attente a non sprecare la farina e affrettatevi a portare il pane al forno. Sì, mamma, eccolo! Subito, zia! Questa figura speciale, ecco,
questa figura scelta crea in me una forte emozione, ecco, e mi riempie l'anima, soprattutto quando c'è questo duetto insieme a Maria, dove insieme cantiamo, ecco, ed è meraviglioso. L'esperienza di questo musical è positiva, abbastanza importante. Sono all'interno di questo spettacolo da un anno e mezzo e ho avuto comunque tempo e modo di capire e apprezzare anche maggiormente la storia. Una festa sarà e ripetere i gesti di quell'ultima cena, impossibile poi scordarlo sarà. La croce qui non è vista come momento di sofferenza, ma come atto d'amore, come congiunzione. Difatti, Maria, la madre, dona il proprio figlio all'umanità come atto d'amore per salvare il mondo.